Il mio intervento sarà un po' desultorio e schematico, vi propongo un trittico. Il primo è tra utopia e lavoro, incentrato su Esiodo. Il secondo sull'avvento di Prometeo e il terzo proprio specifico su Lucrezio, il rapporto tra uomo e natura. Andrò un po' a gran giornate perché capite sono tre temi i capitali, però spero almeno di lanciarvi qualche provocazione. Ecco, la prima tavola di questo trittico. Come vivevano gli uomini all'inizio? Ecco, Esiodo. Io di Esiodo qui cito le opere I giorni perché c'è anche un passo parallelo per alcuni versi anche dalla Teogonia. Io mi limito alle opere I giorni. Ieri proprio già il collega Giorgio Ierano aveva accennato a questo. Come vivevano gli uomini primitivi? Ecco, vivevano stirpi di uomini in terra, lontani da ogni male e ogni dura fatica, dal pesante lavoro, dalla fatica del lavoro, il kalepos ponos, da gravi malattie che danno morte agli uomini. E sappiamo questo che poi è diventato un topos, è vero, questa ciclicità, questo susseguirsi delle stirpi, prima un'aurea stirpi, il criseion genos di uomini mortali crearono i primissimi tempi gli immortali, e poi dopo una seconda stirpe di molto inferiore a stirpe argentea, l'orgireon genos, e poi la terza, il padre Zeus, un'altra stirpe di uomini mortali creò, il calcheion genos, la stirpe di bronzo, cui stavano a cuore le opere funeste di Ares e le prepotenze. E poi la quarta, più giusta e più buona, la stirpe divina degli uomini eroi. Vico riprenderà, è vero, questo motivo. L'andron eron seion genos, che vengono chiamati semidei. E poi la quinta, la nostra. Ora difatti è proprio l'età del ferro, il siderion genos, né mai gli uomini cesseranno il giorno dalla fatica e dalla miseria e la notte di distruggersi e gli dèi daranno loro angoscia. Ecco, questa vita sarà senza rispetto e senza giustizia, senza idos e senza diche, che sono poi le due parole che costituiscono un po' l'identità della politica per Platone nel Protagora che riprenderemo, aidos e diche. Ecco, gli dèi hanno nascosto agli uomini la fonte del benessere, e tu, rivolta al fratello Persever, avresti potuto anche lavorare per lo spazio di un giorno e mantenerti quindi per un anno libero dal lavoro, a ergos, senza lavorare. Se le cose si fossero mantenute come erano all'inizio, sarebbe bastato lavorare un giorno, è vero? Lavorare per lo spazio di un giorno, perché il resto provvedevano tutti, c'era l'età dell'oro. Invece Zeus nascose tutto ciò sdegnato, perché è stato tratto in inganno da Prometeo, è vero? E cosa dice Zeus? O figlio di Zapeto, esperto soprattutto d'accordi pensieri, tu godi di aver trafugato il fuoco e ingannato l'animo mio. Grande sciagura per te stesso e per gli uomini futuri. Io adesso in cambio del fuoco darò un malanno del quale tutti possano godere nell'animo, stringendosi con amore al loro malanno. È stato nella stanza a fianco, proprio ieri pomeriggio, si è parlato di questo malanno, vero Pandora. Qui la memoria non può non correre un po', vero, a Eva, al paradiso terrestre, alla Genesi, anche se così sto lontano da facili isomorfismi, perché non... Però la memoria istintivamente corre là, insomma, pur con tutte le precisazioni che sono state fatte ieri. Ecco, il lavoro nell'orizzonte di Esiodo è anzitutto un lavoro di agricolo che è definito nella sua essenza quale ponos, quale fatica. La fatica appare non solo come una condanna, ecco perché Zeus ha condannato, quindi non è solo una condanna, però
in Esiodo, ma anche un inevitabile esito della contesa buona. Esiodo dice che abbiamo due contese, ci sono due eris, una è agazzeo, una è buona e l'altra è cattiva. Diremmo quasi che anche lui prefigura una sorta, verrebbe da dire, di teodicea del lavoro, anche se non è proprio così, però ecco, c'è quest'altro aspetto. Vi sono due contese, l'una negativa e l'altra positiva, posta da Zeus alle radici della terra. È molto migliore per gli uomini, questa qui. Proprio per questo suole svegliare egualmente al lavoro, anche l'ozioso, anche colui che è inoperoso, il greco dice apalamon. Ognuno infatti sente la mancanza del lavoro volgendo lo sguardo a uno ricco, una sorta di emulazione, quindi si affretta ad arare, a piantare il campo e a farsi bene una casa, così il vicino prende invidia dal vicino che anela al benessere. Buona è questa contesa ai mortali, che scatena questa emulazio, diciamo. E il vasaio gareggia col vasaio, e l'artigiano con l'artigiano, il medico col medico e l'aedo con l'aedo. C'è una contesa buona alla base del lavoro. E nell'esortazione al fratello Perse, quella del lavoro appare proprio anche come una scelta proprio ad alto tasso etico, diremo. Cosa dice al fratello, col quale aveva avuto un problema, appunto, una causa, perché il fratello aveva corrotto i giudici, è vero. Lavora Perse, ergazeo, lavora Perse. La fame è sempre compagna di chi non fatica e sdegnano uomini e dei chi senza mai faticare vive. Qui non leggo di seguito perché è molto bello questo passo, ma è lungo. È grazie al loro lavoro che sono ricchi di mandrie e prosperi gli uomini. È molto più caro agli dei tu sarai se lavori. È molto più cara ai mortali, essi odiano chi non fatica. Gli dei odiano gli aergoi, quelli che sono senza ergone, senza attività, senza lavoro. Non è una vergogna il lavoro, ergon uden aneidos, vergogna non faticare, aergie de oneios. Se tu lavori, proverà presto invidia per te chi non sa fatica. Ecco questa eris buona. Se tu non lavori, proverà presto invidia per te chi non sa fatica, perché ti fai ricco e là dove c'è la ricchezza c'è lustro e successo. E quale che sia la tua sorte, la cosa migliore comunque è il lavoro. Quindi qui c'è quasi una sorta di duplice scenario. C'è l'età dell'oro, sulla sfonda è andata male quell'età. Basta lavorare un giorno, il resto poteva essere senza lavoro, però c'è stato questo peccato all'origine, è vero, che ci ha condannati tutti. Una sorta di duplice scenario, l'età mitica dell'oro sullo sfondo tramontato e il lavoro nel mondo reale, questo lavoro. Il lavoro che nasce come conseguenza di questa caduta, questa decadenza dall'età dell'oro, trova un suo fondamento, una sua giustificazione etica, trova una sua giustificazione, una sorta di superiorità etica proprio. Chi lavora proprio è più etico di chi non lavora. È una sorta di duplicità, mi viene da dire, che diviene proprio un iato più marcato e persistente questo tra le due condizioni in chi? In Virgilio, tra, diciamo, la concezione mitica e quella storica, perché in Virgilio cosa abbiamo? C'è da una parte il macarismos dell'agricola nel finale del secondo libro delle Georgiche, ovvero c'è l'elogio della vita dei campi simile all'età dell'oro, nella quale la giustissima Tellus conosce solamente innocenza, giustizia e pietas. Questa Tellus è ignara delle armi discorde e generosa di agevole vitto per il genere umano. Quindi questo macarismos proprio. Poi però c'è anche compresente nelle Georgiche quest'altro aspetto. Sembra a distanza proprio una corresponsione, una sorta di atteggiamento amebeo nei confronti di Esiodo. C'è la teodicea del lavoro.
del primo libro delle Georgiche, dove Giove abolisce l'età dell'oro per liberare gli uomini dal pesante torpore della senescenza biologica. Non proprio per una condanna come l'Esiodo, però ecco, lo fa per liberare gli uomini dal gravis veternus. Gli uomini rischiavano una senescenza biologica, un pesante torpore, e allora cosa succede? Ecco, il padre Giove, che ha voluto non facile la vita del coltivatore, per prima ha mosso i campi attraverso la tecnica, per artem. Ricordatevi questo nesso, per artem. Attraverso la tecnica ha mosso i campi, acuendo con le preoccupazioni i pensieri dei mortali, per impedire che il suo regno soffrisse di pesante torpore. Ecco, di qui poi l'avvento e l'invenzione delle diverse tecniche. Prosegue, è vero, questo primo libro, Tum varie venere artes. E poi, che cosa? La dura fatica, il labor improbus, e il kalepos ponos di Esiodo. Uno iato evidente qui tra l'età dell'oro e l'età del lavoro, tra la vita dei campi come secura quies e la vita dei campi come improbus labor, diremmo tra la natura facile e la natura difficile. Uno iato che Virgilio voleva comporre identificando utopia e storia, mito e regime augusteo. Questo era il suo problema. Seconda tavola, la tecnica, ovvero l'avvento di Prometeo, è stato accennato ieri, ne parlerà domani nella scommessa di Prometeo, ovvero Massimo Cacciari qui. Prometeo qui, che anche qui è una figura un po' prismatica, non è una figura univoca, perché è vero, Eschilo, Sofocle, Platone, tutti parlano, tutti e altri ci parlano di Eschilo da vari punti di vista. D'obbligo comunque, per chi vuole iniziare il discorso su Prometeo, rimane il Prometeo incatenato di Eschilo, è di lì che bisogna partire. Come stavano gli uomini in origine? Avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano. C'è qualcosa anche nella Bibbia di questo, chi ha occhi e non vede, orecchie e non sente, anche oggi poi, ma simile all'immagine dei sogni vivevano la loro lunga esistenza nella confusione, vivevano ma vivi di una vita insensata, senza regole, finché io mostrai agli uomini come le stelle sorgono e tramontano, e poi ho inventato il numero per loro, idea che è superiore a ogni altra idea, e ho inventato l'accordo delle lettere, memoria di ogni cosa, infaticabile, madre della poesia, e continuo con tutte le sue scoperte, questo autoelogio di Prometeo, insomma, a farla breve, sappi questo, ogni arte umana deriva da me, da Prometeo. Pasai technai brotoisin ec prometheos. Ebbene, l'avvento, l'avventura di Prometeo non è poi così luminosa e risolutiva. È un segno della duplicità, anzitutto. A Prometeo bisogna accreditare la tecnica e il fuoco, però bisogna anche accreditarlo di una grande illusione, perché è lui che lo dice, la grande illusione. Lui dice: c'è un altro dono che io ho dato ai mortali. E il coro dice: ma qual è questo grande dono? Li ho distolti dal pensare alla loro vera natura, ho impedito agli uomini di prevedere il loro destino mortale, il loro moros. E il coro dice: che tipo di rimedio hai trovato per questo male? Come hai fatto? Ho posto in loro cieche speranze, tiflas elpidas. In questo modo gli uomini dimenticano di essere effimeri, di durare un giorno, e possono non porre limite ai loro sogni e quindi ritenersi immortali. Capite? Non so quale dei due doni sia più decisivo, se quello del fuoco
o quello di averli distolto da questo pensiero. Ecco, se da questo testo, se sia da questo testo di Eschilo, se noi da questo testo di Eschilo, e adesso corriamo verso Sofocle, proprio un maestro di nichilismo, diremmo lì nell'Antigone, dove viene esplicitata proprio la finitudine dell'uomo, stretto tra l'impulso al superamento di ogni limite e alla misura imposta dalla legge di natura. È vero, il famoso passo sul dei non, molte le meraviglie, ma nessuna tremenda come l'uomo, nessuna è formidabile come l'uomo, formidabile, io tradurrei se dove... Si dice stupendo e tremendo, con una parola sola io tradurrei formidabile, perché formidabile vuol dire straordinario, ma formidabile alla radice di formido, è qualcosa anche di terrificante, insomma. L'uomo è formidabile perché domina con le sue arti tutti, mechanais, domina tutto. Ha escogitato ogni rimedio l'uomo per mali irrimediabili, a mechanon. E oltre ogni speranza egli ha il sapere della tecnica, technas. Quindi l'uomo domina natura e animali, crea la politica e la morale, trova rimedio a tutto e a tutti con un problemino, non trova rimedio a sé, solo dall'Ade non ha trovato la fuga. Ecco, qui mi pare che questa sia la migliore esegesi alle speranze cieche del Prometeo di Eschilo, non solo. Questo Prometeo classico, della classicità tanto esaltato anche oggi, Prometeo, il profeta della tecnica, l'onnipotenza di Prometeo, è un Prometeo limitato, condizionato da che cosa? Da due dimensioni. Uno, dalla necessità. E lo dice, la tecnica è molto più debole della necessità. Tecne dananches asenestera, macro, di molto, è più debole. E soprattutto questo Prometeo classico era limitato, era subordinato a chi? Era subordinato alla politica, era un gradino sotto. Andate a leggere il Protagora di Platone, gli uomini ad un certo punto, sapete che è stato Epimeteo il fratello, Epimeteo quello che arriva dopo, il ritardato, Prometeo quello che è il previdente, il preveggente, quello del pensiero lungo, il lungimirante. Epimeteo ha detto, fa dare a me un po' tutte le qualità alle specie, le qualità più adatte. E Epimeteo ha pregato Prometeo, ci lascia fare a me la distribuzione. Poi ad un certo punto è arrivato il momento di ispezionare, è arrivato Prometeo e ha visto che l'uomo era dotato proprio di abilità inferiore agli animali. Allora cosa ha fatto? Per soccorrere l'uomo, perché si riparasse dalle intemperie, facesse fronte alla ferocia degli animali, allora ha provveduto lui col ferro, con la tecnica e il fuoco. Così l'uomo poteva provvedere. E allora, grazie alla tecnica, l'uomo ha inventato le case, gli abiti, le calzature, i mezzi per coprirsi, per trarre il suo cibo dalla terra. Ma non aveva risolto il problema. Gli uomini tornavano a disperdersi, a morire. Perché? Dice Platone, perché con Prometeo avevano risolto un problema. Si erano dotati della demiurgiche tecne, della tecnica costruttiva, della capacità artigianale. Mancavano della politiche tecne, dell'arte della politica. Allora cosa fa? E allora Giove chiama Hermes e dice, va e da loro l'arte della politica, da loro aidos e dice. Questa iuntura compare, è la stessa che compariva là in Esiodo, perché allora le città progrediranno, eccetera. Allora Prometeo e la tecnica non guidavano l'uomo alla politica, ma ne erano guidate. Da sola la tecnica non badava. Diremmo noi che il Faber era sottoposto al Civis. Ben diversamente verrebbe da dire da oggi, ma qui apro una parentesi e la chiudo subito, perché Prometeo oggi sembra esplicare tutta la potenza, la potenzialità del suo nome, Prometis. Prometis, questa mente che è avanti, quello che arriva prima, è vero. E questo oggi
cosa fa Prometeo, la tecnica, il profeta della tecnica, ci consegna un uomo competitivo con la macchina, aumentato dalla macchina, combinato con la macchina e ahimè anche forse minacciato dalla macchina. Prometeo oggi con la tecnica ci consegna un duplice messaggio: l'impotenza della politica e con Günther Anders diremo la vetustà dell'uomo. Questo uomo che sconta una sorta di vergogna prometeica, che si sente inferiore alla macchina perché la macchina dura e lui muore. La lezione dei classici è chiara: la tecnica non salva, invoca la necessità della politica. Noi ci siamo oltremodo allontanati dalla loro lezione. La politica ora è ridotta a scala locale, la tecnica saldata con l'onimia su scala globale e non è competitiva. Avremo bisogno di uno ius mundi e siamo qui ancora a balbettare sullo ius sole e lo ius culture, capite? Nani sulle spalle dei nani non si vede a lunga distanza, è vero? Terzo scenario, terza tavola. Prima di Lucrezio, quindi, abbiamo queste due utopie. L'età dell'oro e Prometeo, l'avvento della tecnica, queste due che non dobbiamo vederle con presenti in successione, però sono i due scenari. Ebbene, Lucrezio, il titolo del nostro incontro è Dedalo. Per Lucrezio, in Lucrezio, chi è? La natura o l'uomo? Dedalo. Ecco, allora una riflessione sulla natura e poi, capite, parlare di Lucrezio in 20-25 minuti è quasi un delitto, però spero almeno di sollevarvi qualche curiosità. Per Lucrezio l'universo non è retto né da armonie prestabilite, né quaquam nobis divinitus e separatam naturam rerum. In nessun modo. Non è retto né da armonie prestabilite né dalla provvidenza. La natura è troppo difettosa. Tanta sta predita culpa. La natura è caratterizzata e fornita da una così grande difetto, colpa, mancanza, un peccato d'origine. Ha una lacuna troppo grande la natura, ha una macchia. La nostra terra è inospitale e indifferente verso l'uomo. Lucrezio si dilunga qui a far vedere proprio, c'è quasi due terzi della terra vengono sottratti ai mortali da coloro insopportabili. Fa una diagnosi proprio, sembra quasi prefigurare l'antropocene proprio, questo scenario di questo quinto libro che sarebbe da imparare a memoria, è vero. Questa terra che è inaccessibile, costellata da fenomeni fisici avversi, siccità, gelo, catastrofi proprio. Si aggiungono poi la ferocia delle belve e l'incombere della malattia e la morte. Ma Lucrezio dice, ma dall'origine è così. Nasciamo e l'immagine del bambino, è vero? L'uomo che nasce come uno sbattuto sulla riva. Come nasce il bimbo? Infans, incapace di parlare, indigus, bisognoso di tutto. Così appare questa natura, è vero? Appare. Ecco, per questi passi lucreziani non trovo migliore esegesi della domanda del leopardiano dialogo dalla natura di un islandese. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora domando, t'ho io forse pregato di pormi in questo universo? Ecco, per Lucrezio l'uomo non è al centro dell'universo, quello era l'antropocentrismo, era proprio dello stoicismo, che credeva che il mundus fosse fatto propter homines. No. Lucrezio dice che noi siamo fatti propter mundum, per il mondo, finalizzati. Noi del mondo siamo una marginale e addirittura minuscola parte, al pari dei fiori e delle piante, dei ruscelli e degli animali.
Io credo che oggi noi siamo in grado di capire Lucrezio meglio che in qualsiasi altro periodo storico. So che l'amico, il caro amico professor Luciano Canfra, sta tornando a riflettere su Lucrezio. Io credo, Luciano, che oggi più che mai Lucrezio, per questo discorso della relazione col tutto, sia di una, uso questa parola che mi fa venire i brividi, perché in proprio di un'attualità, di una provocazione unica proprio. Mi pare che tu stesso prima mi dicessi qualcosa in questo senso proprio. Noi siamo minuscola a parte dei fiori, delle piante, dei ruscelli animali. Il mondo non è ordinato gerarchicamente, secondo me, ma è allineato orizzontalmente, regolato da un'unica legge, eadem ratio res termina omnis. Un'unica razza, un'unica legge governa il tutto, terminat omnes res. La realtà è omogenea, eadem constitunt, e gli stessi primordi, principi primi, costituiscono il mare, il cielo, la terra, eadem le piante, gli viventi, animali, a tutto. Questa omogeneità del reale, che invece di essere interpretata in maniera banalmente materialista, io lo interpreto in maniera altamente nobilitante, tutta la realtà è nobile, non è. Andrebbe proprio, credo che un'apologia dell'epicureismo, di questa nobilissima dottrina, deve essere ancora scritta proprio, vero? Ebbene, la natura governa le orbite celesti, le quali si muovono non per volontà propria, sua sponte sua, né divina. La natura però, più matrigna che madre, è generatrice ed è anche artefice di tutte le cose. Natura Daedala rerum, Daedal. Daedalo era l'architetto, il costruttore del labirinto, Daedal. Daedalus in Daedalos, Daedalus latino è artefice, costruttore, inventore, ingegnoso. La natura è Daedala rerum, e anche la terra è Daedala, la natura, ecco. Di qui la domanda: se la natura, abbiamo detto, è difettosa, predita tanta colpa. Per gli stoici la natura era tecniche, era ben fatta. Per Lucrezio è, per un verso è difettoso, quindi è senza arte, è atechnos, è inerte, a differenza per gli stoici che era tecniche. E al contempo anche Daedala, artefice, industriosa, produttrice. E se l'intervento di Dio non è ammesso, c'è spazio per l'uomo e per la sua tecne? Quindi la duplicità della natura, che al contempo difettosa, mancante, però anche Daedala, e anche artefice. Dio lo esclude, l'uomo. Perché vede, Lucrezio distingueva i coniunta dagli eventi. I coniunta cos'erano? Erano le qualità essenziali legate alla fisica, ai corpi, che sono che cosa? Il peso, il colore, la fluidità, la tangibilità, l'intangibilità, le proprietà della fisica. Accanto ai coniunta metteva gli eventi. Gli eventi cosa sono? Tutto ciò che è legato alla civiltà e alla storia, la schiavitù, la povertà, la ricchezza, la libertà, la guerra, la concordia. Sto citando e traducendo. Ebbene, rispetto ai coniunta, le qualità essenziali vincolate alla fisica, nulla possiamo. Ma rispetto agli eventi, a queste qualità accidentali svincolate dalla natura delle cose, possiamo avere un ruolo? L'uomo può avere un ruolo? Ecco, questo è quell'uomo. Secondo il racconto lucreziano del quinto libro, è vero, andate a leggere dai versi 931 in poi, sono questi 500 versi circa. Ecco, la vita
delle origini era alquanto dura. Genus humanum durius, è vero. Questa vita alquanto dura è esemplata proprio sul regime delle bestie, more ferrarum, gli uomini vivevano more ferrarum. E in questa ricostruzione lucreziana non traspare alcuna traccia, alcuna eco, alcuna nostalgia della mitica età dell'oro, perché gli uomini ancora avevano come armi le mani, le unghie, i denti, le pietre, le schegge di rame di selve, morivano azzannate dalle bestie. Non è che c'erano gli agnellini che li cullavano, i leoni pacifici, c'era... No, non era la Tassauria, no, era dura questa vita. Erano ignari del bene comune, dei costumi, delle leggi gli uomini. A questa fase iniziale di stato ferino, questo stato ferino di natura, subentra poi una fase di vita ingentilita. Genus humanum primum mollescere cepit, caratterizzata da elementi e forme di convivenza civile, capanne, pelli, fuoco, nessun Prometeo, l'uomo, fuoco, amicizia, pietà, fondazionicità, divisione dei campi, del bestiame e delle magistrature, e siamo alla civiltà e al progresso, nella quale l'uomo si è dedicato alla tecnica e alle varie tecniche, alcune le ha apprese dalla natura, come l'innesto, la seminazione, altre lui, l'agricoltura, ecco. L'uomo anche lui artefice, diventa Daedalus. Fu scoperta la ricchezza, ecco, scusate, e questa è l'età della civiltà e del progresso, le cose si stanno mettendo, sembra, nella carreggiata giusta. Poi ad un certo punto c'è una nuova fase. In un certo momento, dice Lucrezio, fu scoperta. I traduttori dicono la ricchezza, la res, io traduco il capitale, e fu trovato l'oro, l'aurum. L'uomo ha scoperto la res e l'aurum, la roba, il capitale e l'oro, che ai forti e ai belli tolsero facilmente il loro prestigio, validis e pulcris. A un certo punto la ricchezza è l'oro, il capitale è l'oro. Siamo, per così dire, sì, c'è l'oro, paradossalmente siamo all'anti Etasauria, all'anti Saturniatellus. Siamo a quella che Virgilio chiamerà la maledetta fame dell'oro, l'auris agrafames. È l'età nella quale gli uomini dimentichi che la vera ricchezza consiste nel vivere sobriamente, divisie grandes, homines un vivere parce. Gran ricchezza per l'uomo è vivere in maniera parca, proprio, sobria. Gli uomini hanno scelto ad un certo punto, in seguito alla scoperta della res e dell'aurum, hanno fatto una scelta. Hanno scelto la fama e il potere, che oltre miraggio e illusione, perché ne qui qua è illusione, vano poterli raggiungere, si rivelano fonti di invidia e di ambizione. Ecco, allora Lucrezio fa tutta questa diagnosi dei mali che derivano dalla scoperta, dalla res dell'aurum, di cui il rimpianto, il desiderio. Desiderium vuol dire proprio questo, quando ti allontani dal bellissimo spettacolo celeste, dai desidera, desideribus, e allora pensa alla vita prior, alla stirpe silvestre dei figli della terra, al silvestre genus terrigenarum, che si alietava della poesia agreste, della musa agrestis, si cibava di ghiande, si ricoricava in giacili cosparsi d'erbe e coperti di foglie e si vestiva con peli di animali. Un'età storica, non mitica come l'età dell'oro. Perché una volta erano le pelli, oggi invece sono la porpora e l'oro a tormentare gli uomini. È vero che soffrivano il freddo, ma era tollerabile. Oggi con la porpora però hai queste cure, queste angosce che non controlli. Oggi gli uomini erano tormentati allora
dal freddo, ma adesso da desideri morbosi, dalle ansie più assurde, perché l'uomo non cognovit quesit abendi finis. L'uomo non conosceva qual era la fine di questa voglia di possedere proprio. Ed è stata proprio questa ignoranza del non porre fine al suo desiderio dalla res, questa ignoranza a spingere la vita in alto mare e a smuovere dal profondo le grandi burrasche della guerra. Per Lucrezia tra tutti i mali la guerra è il più orribile. Quale dunque il ruolo dell'uomo nel mondo? Apparirebbe un ruolo diviso, condiviso, quasi una sorta di coabitazione tra lo stato di natura e il progresso. L'uomo non ignora il progresso, la tecnica, anzi le varie tecniche manuali, liberali, ieri è stato usato un aggettivo, le arti, che io riprendo, le varie tecniche manuali e mentali, della mente. E come la natura e la terra erano dedale, anche l'uomo è dedalus, artefice, costruttore, architetto. Dalla natura ha imparato che cosa? Ha imparato, ad esempio, a lavorare i metalli, la semina, l'innesto, il canto, ma già questo l'aveva detto Democrito, è vero. Quindi con un ruolo più mimetico che poetico l'uomo rispetto alla natura. Però ecco, per quanto riguarda l'agricoltura, c'erano i loca inculta e lui li ha resi culta manibus, con le mani, col lavoro, quindi sull'agricoltura. La vis umana è intervenuta grazie alla forza dell'uomo. Alla vis umana sono arretrate tutte le zone non fertili, l'uomo, la mano dell'uomo. E poi ancora adesso alcune arti si stanno perfezionando, dice Lucrezio, artes spogliuntur. Ancora oggi non smettono di progredire queste tecniche, augescunt, questo incoetivo, questa progressione, vero? Da poco sono stati aggiunti nuovi attrezzi alle navi, i musicisti hanno creato nuove melodie. Queste arti, queste sia pratiche che liberali, ad un certo punto, ecco, raggiungono non solo una forma definitiva, ma il vertice dello sviluppo, il summum cacumen. Navi e culture dei campi, mura, leggi, armi, strade, vesti e altre simili cose, i vantaggi, tutti i raffinati piaceri della vita, carmi, pitture, statue rifinite con arte, fu l'uso e l'esperienza dell'alacremente a insegnarli, progredendo e a poco con lento cammino. Così il corso del tempo sospinge a mano ogni cosa né in mezzo, e la ragione le innalza alle rive della luce. Infatti vedevano chiarirsi nell'animo una cosa dopo l'altra, finché con le arti, artibus, raggiunsero la vetta suprema. Sono pervenute al summum cacumen. L'uomo, abbiamo detto, collabora, anche lui è dedalo, con una sorta di competizione nel senso etimologico, petum cum, vanno nella stessa direzione. Ben rappresentata da questa duplice dedalus, con valore attivo che è la terra dedala, dedala tellus, dedala la natura, e con valore passivo dedall'artefatto artificiale applicato all'attività artistica dell'uomo, dedala sono i carmina, i febo, febe acque, dedala carmina, dedala sono le statue, dedala signa, pulita. Ecco, qui stanno la crux però e la contraddizione, perché quel summum cacumen, a mio avviso, non è vera gloria. Sono arrivato al summum cacumen. Io ve le ho lette in fretta prima, tutte quelle arti, ma se noi andiamo a disaggregarle, Lucrezio fa un elenco, un catalogo, stila un catalogo delle arti manuali liberali, elenca indiscriminatamente le navi, le culture dei campi, le navi e l'agricoltura, le mura, le leggi, le armi, le strade, le vesti, tutto,
le mette tutti, fa in maniera asettica, le descrive. Ma il lettore di Lucrezio conosce bene che sono di segno diverso quelle tecniche, quelle arti. Ha un esame ravvicinato. L'agricoltura sì, sempre di segno, la navigazione improba navigi razio tum ceca iacebat. Ancora ceca iacebat improba razio navigi. È vero, i lutti che avrebbero provocato la navigazione ancora non si conosceva, ancora non era scoperta l'arte del navigare negativa. Lì dice le armi, ma le armi per Lucrezio sono quelle con cui facciamo la guerra. La cura dei vestiti, di segno negativo. Lui fa un elenco indiscriminato, dice a un certo punto, e lui le mette tutte assieme, quelle che lui giudica salvifiche e quelle rovinose. Però in Lucrezio bisogna andare a distinguere quelle che hanno peggiorato la vita individuale e collettiva e quelle che l'hanno migliorato. La verità è che per Lucrezio il progresso non conosce orizzonti univocamente luminosi, ma si tinge di tinte fosche. Arti e tecniche innescono una spirale, un meccanismo perverso, una proporzione inversa tra progresso tecnico e materiale da un lato e regresso morale dall'altro. Perché? Perché sollecitano invidia, potere, avidità, ambizione, quell'avarizia, quell'avidità, quell'onorum cieca cupido, che sono i due vulneravite, sono i due peccati originali, che creano desideri nuovi e bisogni non necessari e allontanano dalla vita prior, scatenano il più mostruoso dei mali, la guerra. Allora, ecco, c'è questo passo che da andare a vedere, i versi 1007-1011. Allora, Lucrezio contrappone, allora, ora, tum, nunc. Allora, gli uomini morivano nello stato di natura penuria cibi, per mancanza di cibi. Ora noi nello stato di civiltà moriamo copia, per abbondanza. Mi vengono in mente quelli che vanno nelle cliniche svizzere a dimagrire, insomma, no? Una volta gli uomini morivano per mancanza di cibo, ora noi moriamo perché ne mangiamo troppo. Allora gli uomini morivano per ignoranza, imprudentes, raccoglievano le erbe velenose, non le conoscevano. Ora noi oggi avveleniamo gli altri sollertius. Questo avverbio comparativo è stupendo. Sollertius è composto da sollus, arcaico per totus, e ars, sollertius. Con ogni tecnica noi oggi avveleniamo gli altri. Oggi l'arte, capite? Noi civilizzati. I civilizzati muoiono perché mangiano troppo e perché avvelenano gli altri. Anche qui è difficile non pensare all'avvelenamento delle fake news, ad esempio, uno dei tanti. Platone nel Protagora aveva previsto una duplice progressione dallo stato di natura, non guardo per maleducazione il cellulare, ma solo per l'ora, perché non ho l'orologio. Abbiamo ancora 8 minuti e ce li prendiamo tutti. Platone nel Protagora aveva previsto una duplice progressione dallo stato di natura alla tecnica di Prometeo e dalla tecnica alla politica, ci aveva pensato poi Giove. Lucrezio non solo non arriva allo stadio della politica, sapete, Epicureo, ma preoccupato per l'inganno della tecnica torna a proporre i valori morali della vita prior. La vera etas aurea è quella, non quella dell'aurum materiale. Da questo punto di vista il quinto libro di Lucrezio mi sembra una sorta di anti-Protagora. Ecco, qual è allora l'ars per Lucrezio? C'è un ars però per eccellenza, c'è la tecnica delle tecniche che Lucrezio mette su tutte. Il controcanto a questo progresso esposto del finale del quinto, a quell'elenco, si ha nei prologhi del quarto
del quinto e del sesto, con il duplice elogio di Epicuro, le cui divine scoperte, divina reperta, hanno superato quelle materiali della civiltà, della tecnica, come l'agricoltura, la viticoltura, attribuite a Cerere Libero, e la scoperta delle leggi. Senza la scoperta delle arti di Cerere e Baco, senza la scoperta, l'uomo poteva vivere, ma non si poteva vivere senza i divini reperti di Epicuro. Decisivo è stato l'avvento di Epicuro, il quale ha consegnato all'umanità la tecnica risolutiva, l'ars suprema, la sapienza. Epicuro ha capito che l'uomo non poteva vivere senza un puro petto, ha capito che ci voleva la vera ratio, che toglie il velo e fa apparire il vero. Eripitur persona mane tres, tolta la maschera rimane la cosa. Ecco, fu davvero un Dio colui il quale per primo scoprò la norma di vita che oggi chiamiamo saggezza, sapienza. E qui, ecco, io qui non riesco a tradurre. Et per artem, vi avevo detto prima questo nesso. Fu davvero un Dio colui il quale per primo scoprì la norma di vita, ratio vitae, che oggi chiamiamo sapienza. E per artem salvò la nostra esistenza dalle peggiori tempeste e dalle tenebre. Per artem, come tradurlo per artem? Lui ha scoperto per artem, attraverso questa ars, attraverso questa tecnica. I traduttori traducono qualcuno con la forza del pensiero, qualcun altro l'industria pensiero, attraverso l'ars della filosofia, della sapienza. Ecco, quella è l'ars, quella è la tecnica che ha risolto e ci ha fatti approdare finalmente un porto sereno. L'orgoglio di Lucrezio poi è stato quello di essere stato il primo a Roma a portare questo messaggio, primus cum primis. Cicerone aveva detto che era stato lui, Cicerone 10 anni dopo, che già conosceva il Terrarum Naturae di Lucrezio, il nazionalista Cicerone, ha detto: io ho portato la filosofia a Roma, e ha mentito. Quello è l'ars di Lucrezio. Quello è il messaggio. Nell'Epistola 90, dove in polemica con Posidonio sostiene che le arti non sono state inventate dalla filosofia e che quindi non si può ammirare allo stesso modo Diogene, maestro di vite, e Dedalo, inventore della sega, Seneca delinea la stessa traiettoria etica di Lucrezio. Questa volta, almeno per una volta, c'è sintonia tra i due, sempre così diversi. Seneca rimpiange la semplicità etica della vita primitiva, della rudis vita, quando gli uomini conducevano una vita senza praticare ancora la tecnica, sine arte, e non conoscevano né dissolutezza, luxuria, né avidità, avarizia, e un tetto di paglia li rendeva sicuri e liberi, sicuri e liberi. In futuro, riflette Seneca, sentite, nonostante tutti i nostri sforzi, potremo avere molto. Cum omnia fecerimus, multum amebimus. Ma allora noi avevamo tutto. Universum amebamus. Nella vita rudis, universa amebamus. Poi per quanto possiamo fare avremo molto, ma allora avevamo tutto. Mentre oggi marmi e oro ci procurano paura e schiavitù, metus et servitus. Questa volta i due diventano compagni di viaggio, anche per Seneca la sapienza, sinonimo in questo caso di filosofia, è l'ars suprema, la tecnica per eccellenza che si distingue da tutte le tecniche che hanno dato origine alle varie scoperte. Essa è, dice Seneca, artifex vitae. Sentite, la sapienza è artifex vitae. Per artem e in lucre. La legge della vita, l'ex vitae, la sapienza è addirittura il nome dell'opus maximum. Io non riesco a non leggere in parallelo quell'elogio di Epicuro e questo passo di Seneca.
un messaggio che conforta questo? Quanti ancora continuano, quanti noi continuiamo a interrogarci a che cosa serva la filosofia? Lucrezio, Seneca, ancor prima Platone, diciamo il pensiero umanistico noi. Lucrezio, Seneca, ancor prima Platone ci hanno insegnato che l'ars della filosofia è l'arte per eccellenza perché ci rende sinottici, sinopticoi, o filosofo sinopticos, perché la sapienza della filosofia precede ed eccede tutte le altre arti. Ho ancora un minuto? Ce l'ho? Ecco, un minuto. Finisco con un episodio, perché ho finito. Ad Assuan dovevano ricostruire la diga. Era presente lì il grande antropologo, filosofo, ammiraglio e molto altro, Michel Serre. Michel Serre dice c'era un comitato allora fatto ad Assuan per ricostruire la diga. Di quel comitato facevano parte strutturisti, ingegneri edili, ecologisti, chimici dei materiali. Michel Serre dice, ma qui mancano due figure. Manca l'egittologo e manca il filosofo. I giornalisti meravigliati della sua meraviglia dicono, ma professore, capiamo bene, ad Assuan l'egittologo ci stava bene nel comitato, ma il filosofo vi avrebbe ricordato che mancava l'egittologo. Grazie.